Datemi una mano ad avere ciò che era mio perché iscriversi a questo canale tra un po' sarà troppo semplice e noi premieremo soprattutto chi ha sempre creduto in noi. Quindi iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina. Noi stavamo preparando la live bomba, soprattutto per quello che, che riguarda il doppio pegno che qualcuno non è riuscito a trovare, ma glielo facciamo vedere noi con i documenti. E come in una serata disgraziata come quella di ieri sera, ma sai, dice uno l'ha detto Elio Corno. Elio Corno a gennaio disse che c'era un forte interessamento e che secondo lui si sarebbero palesati a gennaio. Tra l'altro, poi Elio Corno dice ieri sera, a fare fatto, tramite un suo amico che lavora lì a Wall Street, ha saputo l'inter è stata ceduta per un miliardo e due a differenza di gennaio Criscitello a Sport Italia riprende la notizia commentandola dicendo anche ci sono dei commercialisti al lavoro quindi ormai gli spifferi tranne il giapponese eh... giapponesi non lo calcolano nemmeno gli spifferi ormai stanno venendo fuori anche perché non era possibile andare avanti in una proprietà che fa mercati a zero e poi hai visto dove vai a fare i mercati a zero in, eh, appena si alza il livello sai, nel campionato italiano dove io ho allenato, potrei dire la mia forse a meno 10 minuti, un quarto d'ora anzi, io forse la palla di Correa la butto dentro, a quel giocatore gli va tolta la maglia dell'Inter comunque ragazzi io ve lo dico, a Correa gli va presa la maglia dell'Inter, gli va tolta a gennaio a costo di di, di pagare tutto l'ingaggio va mandato da un'altra parte perché è proprio un cattivo esempio per il calcio. Correa è proprio un cattivo esempio per il calcio, per come la vedo io, senza nulla togliere a bravo ragazzo e sarà tutto quello che ti pare. Comunque, dietro l'acquisizione dell'Inter c'è Sama, Sama, chi è la Sama, Saudi Arabian Monetary Agency? No, è un po' come la nostra Banca d'Italia, per certe approvazioni, praticamente per fare certe operazioni. E ne ho parlato stamattina, ne parlavamo ieri sera, ne ho riparlato anche stamattina, eh, per fare certe operazioni serve l'avvallo eh, dell'agenzia monetaria saudita, che è questa Sama. E ovviamente dietro la Sama chi c'è? C'è Pif Bin Salman. C'è Pif Bin Salman, chiamiamo. tanto sono sempre loro, ve l'ho detto. Poi... C'è la Sama che dà, ok, comunque l'avvallo per l'operazione, un po' come fa la Banca d'Italia da noi, no? E cos'è questa Sama, banca saudita. Poi dopo dietro c'è eh, PIF che con le 27 miliardi di tipologie di società veicolo che ha acquisisce l'Inter. Perché, ve lo ripetiamo per l'ennesima volta, l'Inter verrà ceduta ai sauditi e i sauditi sono loro. Poi hanno mille modi, mille aziende, ma l'Inter verrà ceduta ai sauditi. Quando poi l'Inter verrà ceduta ai sauditi, io voglio vedere certi personaggi con che faccia si presenteranno, soprattutto su YouTube, gente si spaccia vicino all'Inter. E poi ho sentito parlare di ricatti, ho sentito parlare di cose veramente brutte, allucinanti, dove io non voglio nemmeno entrare. Non ci voglio nemmeno entrare perché quando io non so nulla, ho sentito parlare di reati da la gente. Lasciamo perdere questo schifo. Sicuramente qua non avrete mai sentito dire Digital Beats tutto a posto, come diceva il giapponese. Non era tutto a posto Digital Beats. Non mi sembra sia tutto a posto Digital Beats perché hanno detto che sta entrando un nuovo sponsor. Come mai? È sempre tutto a posto zanga raddoppia cioè qualcuno paga anche per sentire queste puttanate è quello che io non capisco cioè ma se avete tanti soldi da buttare via perché non passate dal primo almeno per un paio di mesi no perché non passate dal primo canile e gli fate una donazione il primo canile che avete vicino a casa vostra perché Invece di buttarli per sentirti dire che Digital Beats è tutto a posto, che Zang doppia, perché volete buttare via i soldi? così? Oh perché? Che Gosen è un upgrade rispetto a Perisic? Perché è questo che ve le vediamo. Ora non a voi seguite questo canale, ma a parecchi vengono dette che, eh, viene detto che Gosen è un upgrade rispetto a Perisic. Te devi giocare a ping pong, te devi guardare il ping pong, non devi guardare il calcio perché te, anche se ci lavori ogni calcio, te non ci capisci nulla di calcio. Zero, zero, te non ci capisci niente di calcio. Zero, dire il Gosenz un upgrade di Perisic vuol dire capisci zero. Anche perché, tornando proprio a Gosenz, ora parliamo un po' della partita. Tanto tra un po' lo sarà, lo saprà anche la nonna Marisa che, che l'Inter passerà ai Sauditi e poi dopo ci divertiamo e poi dopo ci divertiamo perché poi noi detto in senso figurato poi dopo noi passiamo a riscuotere ovviamente non soldi ma passiamo a riscuotere soddisfazioni anche perché poi le voci si moltiplicheranno tra un po' no? allora discorso qual è? discorso di Gosens visto che secondo qualche giornalista sportivo vicino all'Inter era un upgrade rispetto a Pericci. solo per questo bisognerebbe prenderti il tesserino, stracciartelo dal giornalista e fattelo e fartelo accoriandoli proprio perché dire Gosens è un upgrade rispetto a Perisic è, sono due giocatori totalmente diversi ieri Gosens ha solo ed esclusivamente app appoggiato il pallone all'indietro non ha mai passato il centrocampo con la palla ed ha fatto solo un bel contrasto dove il pubblico di San Siro in maniera egregia ha provato anche a stimolarlo per dire dai facci vedere se sai fare due pallici Voto stamattina a Gozens 3,5-4, senza calcolare Correa, a cui io ve lo dico, a Correa gli va presa la maglietta dell'Inter non gli va data più. Poi, l'allenatore. Bayern ha giocato meglio sia senza palla che con la palla. L'allenatore ha degli atteggiamenti scandalosi. Non ho problema a dirlo. Io quando questo allenatore va in conferenza stampa mi vergogno quasi, perché dire che Neuer ha subito gli stessi tiri di Onana vuol dire mh, essere fuori di testa, secondo me. Sembra quasi che lui abbia perso proprio, capito, abbia perso proprio, gli sia sfuggito di mano il gruppo e che a sua volta i giocatori dell'Inter abbiano perso quelle poche certezze che avevano. Dire che ieri sera hai giocato come contro il Liverpool e il Real Madrid l'anno scorso vuol dire non essere più sul pezzo. Vuol dire non essere proprio più sul pezzo, dire che hai giocato come con Liverpool e come con Real Madrid, vuol dire essere poco lucidi. Dire che non ti preoccupate, eh, andando vicino torna titolare, io nel mio piccolo, e sono un tifoso come voi, cosa ho sempre detto, se te vuoi massacrare una squadra e l'ambiente devi alternare i portieri, vedrai che lui alternerà i portieri. Lui al alternerà i portieri. Barella l'ha fatto scaldare e non l'ha fatto entrare. Ha fatto entrare Gagliardini. Mi hanno detto persone che erano un po'. Me l'hanno detto svariate persone che erano in diversi punti dello stadio. A quando ha fatto entrare Gagliardini, la gente si è alzata e è andata via. Tante persone sono andate via. Andate via anche perché, che messaggio lanci, Inzaghi? Che messaggio lanci, Inzaghi? Zaghi a mettere Gagliardini a settantesimo. Tra contenti del 2-0. Aslani, perché non fai giocare Aslani? Bellanova proviamo anche il ragazzo peggio di Danfris ieri Bellanova non poteva fare cioè qui ragazzi meno male sta uscendo fuori finalmente questa bella notizia dove non ti devo passare in secondo piano quello che è successo ieri ma fare i mercati a zero ti ritrovi umiliato in Champions League contro una grande squadra ci mancherebbe contro una delle squadre più forti d'Europa se non la più forte io ieri ieri mentre guardavo la partita si sì, avessero ancora Lewandowski, ma noi ce ne facevamo 7 8 ieri questi Cambia, cambierà. Scusate, ma mi è andato via un po' il segnale. Sappiamo tutti che con i mercati a zero non vai da nessuna parte, anche perché l'anno scorso in Italia eri la squadra più forte e hai regalato un campionato al Mina. Quest'anno, per come la vedo io, non sei nemmeno più la squadra più forte. C'è un allenatore in grossa difficoltà che ormai ha il fiato sul collo e si vocifera anche che ieri negli spogliatoi siano volate delle parole abbastanza eh, importanti. Quindi, i zaghi, i quarantenni in capo, ieri avevi un centramanti che è stato uno dei peggiori insieme a Lautaro, uno dei, scusate, uno dei migliori, Geco e Lautaro salvo io, per il resto non, non, non si poteva vedere, ma comunque vai a giocare con tutto rispetto per Geco, una partita di Champions League con un centramanti di 36 anni, di 37, dove vuoi andare? cioè si alza a livello serve freschezza atletica serve tecnica serve personalità te dove vuoi andare o questi qui. dove vai dove vuoi andare molto probabilmente cioè l'inter rischia di non passare più un turno r rischia cioè rischia veramente se non vince a torino mi cominciano a essere volatili di gomma e ti ritornano addosso cioè ragazzi per quello è questa, questa società Doveva essere, due, doveva essere venduta due anni fa non ora perché ormai siamo tutti a raschiare i barili però come noi soprattutto in questo canale dove ci avete fatto siamo stati contattati anche da dei giornalisti seri non da dei cialtroni che ci hanno fatto i complimenti dicendo che noi nel nostro piccolo abbiamo rivoluzionato youtube perché abbiamo fatto quel lavoro di inchiesta vedi la grass trust dove dietro la grass trust ci sono loro e poi qualcuno di importante seguimi qualcuno di importante a giorni insieme a noi ti dirà che dietro la glass trust c'era qualcuno con il turbante ve lo, dire, ve lo diranno a giorni tanto ci ripecchiamo tra qualche giorno e quindi dove volevi andare in questa maniera qua? cosa le fai il mercatino a zero per fare cosa per lottare per la per, per la zona per l'europa league dove vuoi andare così? Cosa vuoi fare? La dovevi vendere due anni fa, a Zang? L'Inter, non ora. Due anni fa dovevi vendere, non ora. Perché poi si vedono quelle figuracce come quelle di ieri sera, dove te non hai nemmeno la forza per combattere, non hai le competenze per pestare dietro a quei giocatori là. Un allenatore in conferenza stampa è imbarazzante. cioè, ragazzi, ma fermatelo questo via! Come fa a dire, che no, gli era preso gli stessi tiri di Onana come fai a dire hai giocato come Liverpool e eh, Madrid? Di Zaghi cioè veramente non ci siamo non, non me ne frega nulla è vero che te sei figlio te sei frutto del ridimensionamento dell'Inter l'anno scorso ci hai fatto divertire hai fatto un bel campionato ma hai regalato comunque insieme alla proprietà uno scudetto al Milan e i tifosi questi non se lo scordano perché l'anno scorso per il campionato lo devi vincere a mani basse perché avevi otto punti di vantaggio Bastavano spegnersi due mesi perché purtroppo le squadre di questo allenatore che partono sempre forte, quest'anno nemmeno quello, a mio avviso, è stata sbagliata anche la preparazione. Vedi il Mondiale, vedi non lo so cosa. Ma le squadre di Zaghi comunque da febbraio in poi, bam, e sconti diretti. Appena si alza a livello, questa squadra va in bambola a pezzo certezze, a pezzo sicurezza, non ci siamo cioè Qui serve un po' il defibrillatore, capito? La notizia bella è che comunque finalmente qualcuno, anche Scricitello riprende la notizia, Sport Italia, con quegli altri ospiti che dice i commercialisti al lavoro, cambia la proprietà, non ci sono americani, ci sono i sauditi. E quando ci sarà l'ufficialità, voglio vedere in quanti chiederanno scusa dopo. Perché il carro poi dopo... C'è solo un carro per me che è l'ite, ma poi diventerà pieno, ma ve ne andrete tutti a cagare, quelli che ci hanno offeso, denigrato, soprattutto facendo un lavoro a costo zero. Gente che addirittura, eh, poi ci sono quelli dei documenti, gente che vende le magliette false, viene da te che, 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 che scarichi i documenti a pagamento. Come per vedere il pegno della Grass Trust, devi scaricare un documento e spendere 300 euro perché devono andare, devi andare a profondo nella documentazione per vedere quella cosa là. La gente ti rompe anche i coglioni e poi vende le magliette false. Voi non vi rendete conto di quello che abbiamo subito noi. Voi non ve ne potete nemmeno rendere conto, anzi qualcuno di voi lo sa. Quindi il futuro dell'Inter non è che è erosio. Di più lo sappiamo tutti da chi verremo acquistati, tranne il giapponese che continuerà a dire che Zhang era doppia. Che Gosen è un upgrade rispetto a Perisic? Che Digital Biz è tutto a posto? La gente paga per sentirsi dire questo e basta, cosa devo dire? Aspettiamo che si fogga dai coglioni questa proprietà che ormai cioè, non ci serve più, non ci serve più a nulla. Ci sta creando solamente dei problemi. Perché ti ripeto. Hai ah, un allenatore in panchina che non è conto e mi tocca dirlo, mi costa dirlo, perché è figlio di un ridimensionamento eh, assurdo. Gioatori parametri zero dalla Lazio, dalla Roma, siamo diventati una discarica, ma dove volevi andare? Poi vuoi fare una bella partita contro i banchi. Un allenatore in panchina che non vede l'ora di andare in conferenza stampa a dire no, no, tranquilli, ma contro il Torino Johann Danovic, ma dove cazzo vuoi andare così? Dove vuoi andare? Ma la cosa bella è che comunque io non ti dico fregatene della sconfitta di ieri perché è impossibile. Io ho avuto la fortuna di saperla da mo' questa cosa del cambio di proprietà, perché è più di un anno e mezzo cioè, e mezzo sta roba. qua Però, quando perdi di brucia io ho dormito tre ore stanotte perché non riesco a dormire. In serate importanti, in quella cioè, vede, vede, era un pugile che appava legnate da tutte le parti ieri sera. Cioè, come, cioè, a un certo punto, i Bayern ha detto: dai Basta, cioè, ma che gli si fa a questi qui? Ma lo vedi? Ma, ma, basta, ragazzi, è il settantesimo, basta, poi hai l'occasione di fare un gol. Ma anche lì, hai preso un giocatore della Lazio a 30 milioni che non varrà mai. quel giocatore ha fatto 40 gol in 10 anni. Perché hai preso Correa? Perché non avevi i soldi, perché lo Tito era l'unico presidente che ti dava con 5 milioni subito, un giocatore che potevi mettere davanti. Anche Correa è figlio, oltre figlio di un'altra cosa, come l'ha chiamato qualcuno, Correa è figlio del ridimensionamento dell'Inter, come il suo allenatore. Ti sei ritrovato a Sherby Ti sei ritrovato a Sherby nella rosa dell'Inter a, a, a gennaio? Hai preso Caisedo? hai preso Gozenz fermo da sette mesi. Dove volevi andare? Dove? Con questo qui dove volevi andare? Con questa proprietà dove vuoi andare? Hai fatto un mercato senza spendere nulla, ma dove vuoi andare? Dove volevi andare? Dove? però sono contento sono contento perché poi alla fine è giusto che venga fuori la verità io nel mio piccolo non sono nessuno eh, la settimana scorsa ho fatto un video dove ho detto dite la verità ai tifosi dell'inter perché una proprietà che perde 20 milioni al mese con 700 milioni di debiti che non ha né un piano di ristrutturazione e né nulla parliamoci chiaro è normale che stanno vendendo no Serve una laurea per capirlo è normale che stanno vendendo. Dove vanno questi? Cosa fanno? Scancellano l'Inter questi qua. Perché se, se tu fossi rimasto con questi, qui, questi, ti, questi davvero ti fanno chiudere tutto. Non hanno modo di mettere soldi. Cioè, hanno un diktat dalla Cina. Eh, ma il diktat è di qua, diktat di là. Zang sono tre anni che al governo. Perché quando gli hanno detto basta investimenti nel calcio, lui non ha più speso un euro. Capito quel discorso? Però bisogna essere contenti perché. L'Inter diventerà una superpotenza e partito come quelle di ieri sera, non ti do te a prendere a pallonate il Bayern, ma almeno vedi dei grandi giocatori, vedi un grande allenatore e vedi soprattutto i tifosi dell'Inter che non vanno via e che non vengono umiliati perché questo qua al settantesimo ti mette Gagliardini sui 2 0. Lì, secondo me, quando lui ha messo Gagliardini al settantesimo e quando ha sostituito un difensore per un difensore, secondo me lì abbiamo raggiunto dei punti. Alla stramacioni, secondo me, e fargli un complimento. Ciao Inter, ci becchiamo presto.